Dai. Vai, vai, vai. Andiamo? Bene. Ah. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguri. Grazie. Presente all'inaugurazione dell'isola ecologica a Cutro anche il presidente dell'associazione Libera, presidente provinciale Antonio Data. È un bel vedere oggi, altri comuni dovrebbero imitare l'esempio di Cutro. Ma sì, a me risulta tra l'altro che come è stato finanziato quest'opera per il comune di Cutro, la provincia ha messo a disposizione anche per altri comuni i finanziamenti necessari a realizzare delle isole ecologiche. E questa sicuramente è la strada giusta per affrontare il problema dei rifiuti e per evitare che in futuro sia necessario continuare a costruire discariche o inceneritori. Adesso che l'amministrazione in questo caso ha fatto la sua parte, dobbiamo chiedere ai cittadini di fare la loro e di utilizzare queste strutture e di evitare di gettare i rifiuti dove capita. L'impegno ci deve essere tutte e due le parti, in questo caso gli amministratori hanno rispettato il loro, io mi aspetto e mi auguro che anche i cittadini si impegnino a migliorare l'aspetto della loro città. Con Antonio Bevilacqua, responsabile dell'Aderico. In questa settimana il rapporto fra l'Aderico e il comune di Cutro si è intensificato abbastanza. Prima la vincita della gara d'appalto per la raccolta differenziata, ora il comune di Cutro assegna alla sua società la gestione di quest'area. Sì, siamo contenti, non è la prima area che gestiamo nella provincia, abbiamo anche altre due aree e comunque cercheremo di gestirla nel miglior modo possibile, in modo da rendere fruibile a tutti i commercianti l'accesso all'interno diretto e intensificheremo il servizio di raccolta per quanto concerne raccolta differenziata, gli ingombranti e i RAE, in modo da poter tenere più pulito il paese ed agevolare così il trasporto verso i centri di stoccaggio definitivi. Lei che è nel campo ci può confermare che la differenziata è il futuro? Sì, logicamente, specialmente in questo periodo in cui le discariche hanno grossi problemi d'accesso è sempre più importante fare raccolta differenziata, anche perché abbiamo visto che qui in Calabria per quanto riguarda la quantità di rifiuti che possono essere stoccati nelle discariche, diciamo, stiamo arrivando quasi al limite, avremo seri problemi e se non facciamo una differenziata fatta in modo serio avremo veramente ci troveremo in grossa difficoltà e quindi noi dobbiamo cercare di intensificare la raccolta differenziata in genere in modo da sottrarre rifiuti dagli RSU. Quindi il progetto di questa raccolta differenziata e di questa isola ecologica dovrebbe aiutarci molto qui nel territorio, perché non c'era un punto di stoccaggio definitivo vero e proprio e i centri, diciamo, di raccolta erano molto lontani dal paese, quindi utilizzando questa area ecologica potremmo sicuramente sviluppare meglio il servizio. Con Enzo Pascuzzi, consigliere comunale di Isola Caporizzuto, anche qui presente all'inaugurazione dell'isola ecologica di Cutro, è il futuro differenziare? Sicuramente il futuro per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, la prima cosa è differenziare. Abbiamo meno discariche e poi magari vedere le cose belle sono queste qua, questo è il servizio che si dà alla gente, ai cittadini. E oggi stiamo assistendo a qualcosa di particolare, questo è per un servizio a tutti i turisti che vivono sulla costa e noi sappiamo il problema che esiste nel periodo tra giugno e maggio per quanto riguarda gli ingombranti. Questa è una possibilità, è un servizio che il comune di Cutro, grazie al sindaco e all'assessore Carletto Squillaci, che è da molto tempo insomma, che interessa questa problematica, quindi siamo riusciti finalmente ad avere un grande appoggio per i cittadini. Assessore Squillaci, oggi per Cutro è un evento, l'inaugurazione della prima isola ecologica. È soddisfatto del traguardo che ha raggiunto oggi l'amministrazione comunale? Veramente ti devo correggere, perché è un doppio evento, perché qua tempo fa c'era un depuratore dismesso e io come WWF ho fatto una grossa battaglia per la demolizione, ma in realtà nella provincia di Crotone, nel comune di Cutro è riuscito a trovare un progetto alternativo a quel depuratore. Oggi, grazie alla vecchia amministrazione provinciale, abbiamo realizzato questa isola ecologica al posto di quell'ecomostro. C'è da dire che a Cutro, oltre a questa isola ecologica, ce n'è in progetto un'altra e il giorno 1 viene espletata la gara, quindi abbiamo un'isola ecologica che è questa che servirà alla costa, Steccato, San Leonardo e tutta la costa, e un'altra isola ecologica a Cutro che servirà il capoluogo.
È stata dura realizzare quest'opera. Qualcuno in particolare che vuole ringraziare? Allora, i ringraziamenti vanno innanzitutto alla vecchia amministrazione provinciale, alla nuova che l'ha portata a termine e a tutti i presenti che oggi, nonostante magari è decentrata dal comune di Cutro, perché siamo qua, siamo nella frazione di San Leonardo, e c'è stata tantissima gente. Sindaco, dopo le ultime polemiche, la risposta sono i fatti? Beh, io lo sanno tutti che non mi piacciono le polemiche, perché diciamo, mi piace di realizzare le cose, di completare, insomma, alla fine i cittadini sono soddisfatti se tu porti avanti un programma, e noi lo stiamo portando avanti anche con serietà, ma anche con risultati molto soddisfacenti, quindi lo stiamo vedendo che stiamo realizzando tante opere, e a questa ci tenevamo. Certamente c'è stato, può darsi un ritardo, però non è stato attribuibile a noi questo ritardo, noi abbiamo cercato e nemmeno attribuiamo mai responsabilità agli altri, sono gli altri che a volte ci tirano in ballo così per pura polemica, perché alla fine i cittadini della polemica, alla polemica diciamo coinvolgono tutti, quindi a chi serve? Io penso che oggi è una bella soddisfazione di stare qui con tantissimi cittadini, con tante istituzioni, con anche diciamo la ditta che gestisce il servizio, amministratori pubblici, associazioni ambientali, e io penso che questa è la cosa più bella, diciamo. C'è anche c'è la stazione dei carabinieri, i vigili urbani, cioè, è una cosa corale, quindi io penso questo che è il miglior risultato che noi possiamo dare, e vogliamo ringraziare la provincia di Crotone, l'amministrazione precedente, quella attuale, tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, e voglio ringraziare un po' l'amministrazione comunale, diciamo tutto il consiglio, l'assessore Squillaci, che ormai specialmente in questo settore è uno diciamo degli amministratori più efficienti che c'è, e lo sta dimostrando anche con sacrificio, anche con responsabilità. Io penso che questo va visto, perché se qualcuno fa qualcosa e la fa seriamente, bisogna dargli atto, a qualsiasi gruppo politico appartenga, a qualsiasi tipo di istituzione appartenga. Io l'ho pensata sempre così, e penso che anche la stima che c'è nei nostri confronti dipenda anche da questo, dalla nostra onestà intellettuale e morale. Alla fine voglio anche ringraziare Alessandro che è qui con noi, Vetere, che ci ha offerto anche questo aperitivo con dei panini e dei supplì che sono stati anche graditi da tutti. Penso che poi anche il tempo ci ha aiutato, una bellissima giornata, quindi sono molto soddisfatto, credimi. E voglio ringraziarlo ancora una volta a Carletto per questo impegno diciamo, che mette nelle cose che fa.